Si chiude con un 13° posto il campionato del mondo donne elite qui a Innsbruck nel Tirolo austriaco per Elisa Longoburghini. Suonano ancora una volta le note del Wilhelmus, perché a vincere è un olandese, non la favorita Annemiek van Vleuten ma Anna van der Breggen, che peraltro ha vinto una edizione del Giro Rosa dalle nostre parti a San Domenico di Varsavia nell'ultima tappa, che ha fatto davvero le cose in grande. Eppure Elisa Longoburghini tutto sommato non ha per niente corso male, perché è stata perfettamente davanti nella prima salita di Gnadenwald e ha tenuto le ruote delle primissime fino al secondo passaggio sulla lunga e difficile salita di Igls, davvero un mondiale durissimo questo qui austriaco. Ha attaccato la Van Vleuten, grande favorita, Longoburghini è stata la prima a prendergli la ruota, quando poi sono tornate sotto altre atlete la Van der Breggen ha attaccato e le ha veramente lasciate lì tutte. Secondo posto per l'australiana Amanda Spratt, che paga più di 3 minuti e 40 di ritardo, ecco la grande gara della Van der Breggen. Terzo posto per Tatiana Guderzo, sorpresa, Tatiana Guderzo non se l'aspettava nessuno, per la verità si aspettava la Longoburghini, si aspettava la Magnaldi, se ne aspettavano altre, Guderzo ha dimostrato di avere classe ed è riuscita a portare l'Italia sul podio, spalleggiata anche dalle azzurre che sono rimaste nel gruppo. Per Elisa una prova così così, forse in linea con una stagione per lei non positivissima, che però ha un ultimo grande appuntamento giovedì a Cavour con il campionato italiano a cronometro, che Elisa vuole vincere per la terza volta in carriera. Eli, come lo giudichiamo questo tuo mondiale? Ma per me abbastanza sottotono e niente. Quando ho provato ad andare via la Van Vleuten sei stata la prima a prendergli la ruota, poi dopo sono rientrata e la Van der Breggen è andata e ha fatto un po' un garone, diciamo. Sì, mi ha veramente lasciato lì, non so cosa dire.